Ciao amiche creative, benvenute in questo nuovo tutorial. Oggi realizzeremo insieme un bel fiocco nascita. E se anche voi siete curiose o volete realizzarlo, seguite il tutorial. Eccoci qui per descrivere il materiale che occorre. Il cartamodello, delle stelline, perché io lo farò con delle stelline, ma voi potete anche fare cuori, decorazioni che avete in casa o scelte dalla mamma del bebè, potete farlo. Io comunque questo qui ve lo metterò sempre giù nell'info box. Poi il tessuto rosa, perché è per una bimba, quindi ho scelto di fare le stelline con il rosa, mentre il corpo proprio del fiocco lo farò nei colori tortora. Vi spiego subito. Allora, il fiocco piccolo misura 40 x 68, il fiocco grande 50 x 85, le code, quella piccola 74 x 34, ecco qui, e la coda grande 1 m e 4 cm per 40. Poi avremo anche bisogno dell'ovatta, quella a fiocchi, per riempire le nostre stelline. Iniziamo subito a realizzare le nostre stelline. Quindi il tessuto lo taglierete in base alla forma. Ricordatevi sempre di mettere dritto su dritto, se magari lo volete fare in fantasia. Appoggiate la nostra stellina e la fissiamo con gli spilli e poi disegniamo tutto intorno con una bella penna cancellabile, come io già ho fatto per queste piccoline. Poi che cosa facciamo? Andiamo sotto macchina da cucire e andremo a cucire tutto intorno senza lasciare aperture, ok? Quindi non tagliate la forma della stella, ma ci dovete cucire sopra. Facciamo questo lavoretto, cuciamo sotto macchina. Ecco qui, abbiamo finito di cucire, adesso passiamo a tagliare molto vicino alla cucitura. Allora amiche, ecco qui, vedete, ho tagliato, aspettate che ho lasciato il segno proprio per farvelo vedere vicino vicino. Adesso con le forbici andiamo a fare delle tacchette qui dove, vedete, si incontra, perché quando aprite dovete vedere questo, non deve tirare, ecco, vedete, perché così tira. No, qui già l'ho tagliato, ecco qua. Vedete, non si allenta. Quindi ci andiamo a fare le nostre tacchette. Mi raccomando, fate attenzione a non tagliare il filo di cucitura. Quindi fate tre tacchette ai lati e al centro. Poi vi faccio vedere anche un'altra cosa. Alle punte, anche se io ho fatto questo disegno con la punta della stella molto tondo, però andate a tagliare, a fare un taglio netto, così a tutte e cinque le punte. Quindi sopra fate così, proprio a raso filo, ok? Mi raccomando, non lo tagliate. E adesso vi faccio vedere come svoltare. Allora, noi abbiamo fatto la cucitura tutta intorno, quindi non c'è nessuna apertura. Prendete una punta, staccate le due stoffe che formano, diciamo, la nostra stella, a una delle due, perché tanto non abbiamo un dietro, un dritto e un rovescio, ma è tinta unita. Quindi scegliamo una parte, andiamo a fare all'altezza, vedete, delle altre due punte. Quindi a quell'altezza lì, a noi andiamo a fare un taglietto, poi ne facciamo uno verso
all'insù, ma non deve essere tanto grande, vedete? Ecco qui il nostro taglietto. Poi prendiamo il bastoncino, quindi andiamo alla punta sotto, mettiamo un po' di tessuto all'interno, poi prendiamo sempre la nostra bacchettina e andiamo a spingere fin all'apertura che abbiamo appena realizzato e facciamo fuoriuscire il tessuto. Adesso possiamo svoltare completamente la nostra stellina. Ecco qui, una volta uscito tutto il tessuto al dritto, andremo con la nostra bacchettina a tirare fuori per bene tutte le punte. Ecco qui. Dopo aver sistemato per bene le punte, dobbiamo stirare, ok? Perché si saranno stropicciate alla grande e quindi anche se ci va l'imbotto, però l'imbottitura però rimane poi brutta e come vi dico sempre le rifiniture sono importantissime. Quindi noi andiamo adesso a stirare. Tanto ci vuole un attimo. Ecco qui, la nostra stella è pronta per essere imbottita. Allora, alla stella grande, chi vuole ricamare deve ricamare prima, quindi si disegna il contorno. Mi ero dimenticata di dirlo, ve lo dico ora. Disegna il contorno, all'interno fa il ricamo, quindi lo può fare con la ricamatrice, lo può fare a mano e è una scelta. O con le possibilità che uno ha, o una scelta anche di gusti di chi vi chiede il fiocco. Oppure potete in questo momento con i pennarelli del tessuto andare a scrivere o il nome della bimba o del bimbo oppure è nata, è nato, ok? E le dobbiamo solo imbottire. Però andiamo ad assemblare il fiocco perché manca il pezzo più importante, tanto ad imbottire possiamo lasciare, diciamo, questa parte perché non credo che c'è bisogno di vederlo. Partiamo con il fiocco grande, ripeto, 50 per 85. Noi adesso metteremo il dritto all'interno. Lo pieghiamo a metà per la lunghezza e andremo sotto macchina ad effettuare una cucitura tutta dritta. Sotto macchina con un punto dritto, però dobbiamo mettere degli spilli perché essendo molto lungo il tragitto si può spostare mentre cuciamo. Quindi il tempo che perdiamo adesso a mettere gli spilli lo recuperiamo dopo sotto macchina. Quindi dobbiamo fare un cilindro in poche parole. Allora, messo gli spilli sotto macchina. Abbiamo effettuato la cucitura, non avevo detto è a bordo piedino come sempre. Quindi all'inizio e alla fine un avanti e indietro, adesso svoltiamo. Togliamo anche i spilli. Svoltiamo e facciamo capitare la cucitura non a bordo, ma centrale. Ok? Quindi noi ci troveremo la cucitura centrale. A questo punto noi prendiamo la nostra amata tavoletta da stiro e schiacciamo non il fiocco, mi raccomando, non i bordi del fiocco, ma solo la cucitura centrale. Questo è importante. Quindi tavoletta, ferro e solo al centro. Non schiacciate qui i lati, eh? Assolutamente no.
perché il fiocco deve rimanere bombato. Quindi andiamo a schiacciare solamente la nostra cucitura. Ok? Dopodiché noi pieghiamo su se stesso il cilindro che abbiamo formato e andiamo a marcare con le dita il centro. Marcato il centro, noi apriamo e su questa piega, vedete, si nota benissimo, andiamo a fare un punto dritto. Per chi non è sicuro può anche prenderlo con la penna cancellabile. Facciamo questa cucitura veloce sotto macchina. Ecco qui. Poi prendiamo la nostra ovatta sintetica. Andiamo a inserire all'interno un pochettino di ovatta, così, per dare poi volume al fiocco. Non ce ne va molta, proprio anche rada, sparsa un po' qui e lì, ok? Circa per la metà della stoffa. Quindi qui abbiamo la cucitura. Questo è metà del fiocco. L'ovatta andrà messa, avete visto, pochissima. Vedete, qui c'è, qui non c'è, insomma, messa così di rada, giusto per dare un po' di volume dopo, esattamente alla metà. Facciamo lo stesso lavoro anche dall'altra parte. Quindi la cardate un pochino, la inserite all'interno dividetela un po', arrivando sempre a metà del fiocco, ok? Ecco qua. Poi ripiegate l'estremità verso il centro, lo sormontate leggermente di 1 cm, mettete una spilla sopra e sotto. Quindi questa è la cucitura e noi abbiamo sormontato di 1 cm. Facciamo lo stesso discorso anche dall'altra parte. Quindi apriamo i due lembi, li facciamo sormontare di 1 cm e fissiamo con gli spilli sopra e sotto. Io a questo punto ne metterò uno anche centrale perché noi dovremmo fare una cucitura per fermare il tutto. Non vi preoccupate se non coinciderà con quella che abbiamo fatto prima perché tanto andrà coperta. Quindi andiamo sotto macchina ed effettuiamo questa, facciamo questa seconda cucitura, ok? Non occorre neanche fare un avanti e indietro perché tanto dopo noi dovremo cucire di nuovo. Ecco fatto. Allora, il fiocco grande lo abbiamo preparato. Adesso non ci resta che preparare l'altro piccolino con la stessa identica procedura. Ok, guardate già quanto è carino. Adesso andiamo a prendere il tessuto corrispondente al fiocco sopra, quindi coda non è questo, è questo qui. Quindi prendiamo il 40 per 68, all'interno mettiamo il dritto, facciamo la cucitura, insomma tutto il procedimento che abbiamo fatto appena adesso per il fiocco grande.
Eccoci amiche, abbiamo fatto tutte e due, sia la parte più grande che quella più piccola, stesso sistema. Vedete chiuso anche questo qui. Adesso lo mettiamo da parte e prendiamo le strisce, quelle per fare, io le chiamo le code, ma sono le parti che scendono. Allora, facciamo la prima, quella di 104 per 40. Mettiamo il dritto all'interno, lo pieghiamo per la parte più lunga, quindi per i 104. Pieghiamo per bene. Come al solito mettiamo gli spilli, perché sotto macchina ci può sfuggire il tessuto e invece di perdere tempo andarlo a fermarci, andarlo a risistemare, noi lo sistemiamo prima. E il punto sotto macchina sarà molto molto più bello. Altro lavoretto per le code da preparare è quello che vi dico subito. Allora, a tutte e due le estremità della nostra striscia dovremmo andare a prendere dei segni. Quindi prendiamo il nostro centimetro, andiamo dalla parte dove c'è l'apertura, diciamo, dove abbiamo messo le spille, andiamo a misurare, quindi metro a filo tessuto. Saliamo e misuriamo 16 centimetri. Con una penna andiamo a prendere questa misura qui. Poi con un righello andiamo ad unire il punto dei 16 centimetri al vertice qui dell'angolo della piegatura, ok? E facciamo questo, disegniamo questa diagonale. Lo stesso lavoro lo andremo a fare anche dall'altra parte, quindi centimetro allineato al tessuto, saliamo per 16 centimetri, da quel punto alla diagonale, cioè all'angolo opposto, andiamo a disegnare la diagonale. Ok, qui andremo a mettere gli spilli. E adesso andiamo sotto macchina, però prima vi faccio vedere che dobbiamo prendere il tessuto, lo andiamo a piegare a metà, con le dita marchiamo il centro, quindi resterà la nostra piegatura, come potete vedere, e mettendo la mano andiamo a segnare l'estremità della mano. Questa parte qui noi non cuciremo perché ci servirà per svoltare poi il lavoro. Quindi partiamo da un angolo, facciamo la cucitura della diagonale, facciamo il pezzo dritto, al primo segno facciamo un avanti e indietro, saltiamo, riprendiamo dall'altro segno, avanti e indietro, tutta la parte dritta e scendiamo per la diagonale facendo un avanti e indietro. Quindi sotto macchina. Allora, stiamo preparando la coda, quella 74x34, piegata sempre a metà, dritto all'interno. Adesso dal bordo saliamo di 14 centimetri. Quindi mettiamo il segno. Mi sono persa la penna. Un'altra, allora 14 centimetri, segno dall'altra parte, stessa cosa, 14 dal bordo, saliamo, segno con una riga, andiamo dal segno al vertice qui all'angolo. Ok, facciamo questo segno qui e dall'altra parte.
sempre pieghiamo a metà, marchiamo il punto medio della nostra striscia, apriamo, si vedrà il segno. Da questo segno mettiamo la nostra mano, facciamo due segni alle due estremità e cuciamo come già abbiamo fatto, diagonale, dritto, ci fermiamo al primo segno, avanti e indietro, saltiamo avanti e indietro, dritto e scendiamo per la diagonale, sotto macchina. Preparato, abbiamo tolto diciamo l'eccesso del tessuto, adesso non ci resta che svoltare, quindi dall'apertura che abbiamo lasciato andiamo a recuperare il pizzo, questo qui, lo giriamo e prima di svoltare bene con la nostra bacchetta andiamo a tirare fuori per bene l'angolo e anche l'angolo sopra, così dopo non dobbiamo impazzire. Questo l'abbiamo fatto, adesso andiamo a fare la stessa cosa per l'altro, quindi prendiamo l'angolo, lo tiriamo fuori con la bacchetta, andiamo a tirare fuori l'angolo e l'altro, eccolo qui, sono già pronti, tiriamo e la nostra striscia è già tutta al dritto. Adesso importantissimo stirare, quindi aprite bene il tessuto, passiamo il ferro da stiro. Io ragazze qui non ribatto, ma per un gusto personale preferisco vederlo così, perché dà un effetto diciamo un po' più, anche se rimane piatto come parte del fiocco, però ribattuto mi dà proprio un'idea ancora di più statica. Preferisco lasciarlo così, però questa è a scelta anche vostra, eh? Quindi decidete voi se ribattere oppure no. Io a gusto mio, ripeto, preferisco lasciarlo così. La cucitura non importa chiuderla perché andrà dentro, perché dovremmo fare anche il centrale del fiocco, che lo faremo in rosa. Ecco qui, stiriamo bene la punta, che poi è la protagonista del fiocco. Le nostre punte sono, diciamo, le protagoniste poi del fiocco. Stirate bene e fissiamo anche il centro con il ferro, in modo che stiamo tranquilli. Fissiamo magari anche, mettiamo anche una spilla alla piega che abbiamo già fatto. Io naturalmente ho fatto anche l'altro perché il procedimento è identico, quindi mettiamo adesso un attimo via questo che abbiamo preparato e iniziamo ad assemblare il fiocco. Adesso facciamo il centrale, che è una striscia alta 10 x 20 di lunghezza, quindi mettiamo il dritto all'interno, pieghiamo per la parte più lunga, andiamo a fare sotto macchina una cucitura, ok? Quindi sotto macchina cucito, adesso andiamo a svoltare. Eccolo qui, lasciamo la cucitura al centro, ok? Quindi facciamo capitare al centro e andiamo a stirare. Fate capitare il tessuto tutto su un lato, tanto ve ne accorgete. Perfetto. Adesso che cosa facciamo? Andiamo a piegare lasciando il dritto all'interno, quindi noi vedremo la cucitura. Andiamo qui
a fare una cucitura a punto dritto, avanti e indietro, all'inizio e alla fine, bordo piedino, sotto macchina. Allora, fatta la cucitura, svoltate così rimane il dritto all'esterno. Prendiamo la parte alta del fiocco e andiamo a sovrapporre le due parti lasciando ugual misura sia sopra che sotto. Dopodiché mettete due spilli e sulle cuciture centrali noi andiamo a fare una cucitura sotto macchina sempre a punto dritto, in modo tale che le due parti rimangono ben unite. Ok? Quindi facciamolo subito questo lavoretto. Allora abbiamo unito le due parti, ritogliamo gli spilli che non occorrono più, andiamo ad eliminare i fili della cucitura. Poi pieghiamo una parte del fiocco così e lo andiamo ad inserire dentro al centrale del fiocco che abbiamo cucito poco fa. Lo portiamo fino al centro, lo andiamo a sistemare. Ecco qui ci vuole un attimo di pazienza, apriamo bene il centrale, la cucitura deve rimanere a metà del fiocco dietro, ecco qui. Aprite bene. Mettete proprio una mano dentro come sto facendo io per dare volume al fiocco. Ecco qui. Ecco fatto, abbiamo sistemato per bene. Date sempre un'occhiata, vedete dove c'è da questo lo dovrete fare da sole. Ecco qui, intanto la prima parte noi l'abbiamo terminata. Poi prendiamo la parte questa, diciamo, più grande, quella che voi avete scelto, e dobbiamo inserire all'interno. Però che cosa facciamo? Allora, intanto le punte devono stare all'interno, ok? Quindi così è la posizione del nostro fiocco. Poi con ago e filo, che io non mi sono preparata e mi preparo subito. Ecco pronto l'ago. Iniziamo sempre dalla metà, quindi era rimasta la nostra piegatura. Fissiamo prima il filo, poi facciamo un dentro e fuori e andremo a fare una ricciatura della nostra fascia centrale grande. Togliamo lo spillo che era solo un punto di riferimento, ma avevamo stirato a metà e quindi è rimasta per bene la cucitura. Stringete più che potete e poi fissate il filo. Stessa cosa andremo a fare dall'altra parte. Ecco qui abbiamo fatto anche quello piccolo, adesso lo andiamo a sovrapporre all'altro, quindi fissiamo intanto la ricciatura, che è sempre meglio. E poi lo andiamo ad unire con un punto veloce all'altra coda, a quella grande che abbiamo fatto prima. Siamo
Mi vedesse mia nonna che non uso il ditale, mi ucciderebbe, però io non lo sopporto, quindi è inutile che lo scrivete perché tanto non lo metterò mai. Ecco qua. Tanto trovo sempre un sistema alternativo. Allora, una volta fissato, noi andiamo a tagliare il filo. Poi lo andiamo ad inserire all'interno. Girate il fiocco, quindi stiamo alla parte dietro, e lo inseriamo all'interno. Tanto è facile perché abbiamo tutte le metà di tutti i pezzi. Dopodiché lo portate in basso, rigirate di nuovo e deve stare proprio sotto, ok? Allora, vediamo la ricciatura, eccola qui, perfetta, quindi siamo, ricontrollate un attimo le punte e ci siamo. Sì, ci siamo. Allora, riportatelo indietro perché abbiamo sistemato, quindi lo portate verso dietro. Vedete? Sta dietro, non sta sotto, sta dietro qua. Capirci. Riapriamo anche, ecco, così e così. Qui si deve vedere la parte più piccola del fiocco, eh? Risistemeremo tutto. Allora, adesso siamo a questo punto dove noi dobbiamo andare ad inserire le nostre stelle. Allora, io che cosa ho fatto? È nata, tanto è rosa, è nata sicuro, è una femminuccia. Quindi questa la metteremo qui su una parte del fiocco. La stella, controllate quella parte aperta, vedete, io la lascio aperta perché l'andrò a cucire sul fiocco. Quindi questa va qui, quindi starò attenta sempre dove è diciamo aperto, perché io poi la cucio tutta a mano, non incollo niente. Vi consiglio di non incollare neanche voi perché il prodotto rimane sicuramente più bello. E poi andate a posizionare dove più vi piace, quindi io metterò una sopra, quindi la cucirò su questa piccolina, ed una la cucirò sulla parte questa grande, ok? Quindi adesso dobbiamo solo che cucire le nostre stelle. Quindi qui potete scrivere il nome della bimba sempre con un pennarello. Di questi qui io poi vi metterò giù il link, l'ho preso su AliExpress, oppure come vi avevo detto prima lo potete ricamare a mano, a macchina o come sto facendo io con la penna. Va bene? Allora adesso fissiamo le stelle, quindi intanto vi posso far vedere una, giusto così, ma poi insomma dopo diventa un po' noioso. Allora io prendo questa parte sopra, vedete, faccio così, prendo un po' di stoffa del fiocco e un po' di quella della stella, ok? E ci giro tutta intorno in modo che rimane ben ferma. E quando la consegnate, vi posso assicurare che fate una bella figura invece di vedere cose incollate a casaccio. Poi, se lo volete, cioè, se siete una mamma e lo dovete tenere in casa, è un'altra questione. Ma se li fate per vendere, ricordatevi
Le rifiniture. Io non smetto mai di ripeterlo perché sono cose molto molto importanti. Per mia esperienza, è così e quindi io cerco di trasmettere quello che ho imparato negli anni. Ecco qui. Vedete, ci vuole un attimo. Certo, ci vuole del tempo in più sicuramente di mettere la colla, però vi posso assicurare che quando consegnate il lavoro è tutta un'altra cosa. E poi ricordatevi che ogni articolo che voi vendete, anche regalate, vi porterà lavoro se fatto bene e se i particolari sono ben curati. Ricordatevelo, ogni lavoro è un biglietto da visita. Ecco qui, abbiamo finito di applicare la prima stella. Io mo fisso le altre e poi vi dico anche come appenderlo. Avete visto, non ci vuole nulla, la stella è ben fissa e fa la sua figura. Continuo. Ragazze, ecco il fiocco finito. Non è delizioso? Allora, vi dico che il laccetto dietro, vedete, io l'ho cucito perché inserirlo dentro poi stringe e davanti poi fa difetto. Quindi fate un fiocco, io lo lascio aperto perché non sappiamo dove poi va applicato, quindi lo lasciate aperto in modo tale che i genitori, i nonni, insomma, lo possono agganciare a qualsiasi cosa e hanno la comodità di poterlo fare, ok? Perché se lo devono attaccare a un cancello, insomma, è più comodo lasciarlo aperto. Come vedete, è ricco di particolari, ma potete anche aggiungere altre cose, bottoni, qualsiasi cosa. Io lo trovo veramente delizioso. Se vi è piaciuto, condividete, così mi aiutate a crescere. Lasciate un like, un saluto. Io vi strizzo in un forte abbraccio e al prossimo tutorial. Ciao ciao!